Buongiorno, sono Paola Generali, sono vicepresidente di Assintel e coordinatrice del gruppo di lavoro sicurezza informatica di Assintel. L'obiettivo di oggi, in questo webinar, è quello di parlare di questo Executive Master che abbiamo organizzato Assintel insieme a Business Campus. L'obiettivo che si chiama appunto Cyber Security Data Protection. L'obiettivo con cui abbiamo creato questo Executive Master è l'obiettivo di creare delle figure professionali che possano effettivamente essere inserite in azienda ed essere, avere un ruolo in azienda nell'ambito della cyber security e data protection, come noi le avremmo volute, nel senso che all'interno di questo Executive Master hanno partecipato diverse aziende socie Assintel che hanno dato il loro co-branding, che hanno pensato e hanno ideato questo Executive Master, pensando chiaramente alle figure professionali che loro avrebbero voluto avere in azienda. Quindi il nostro obiettivo è crearci, io dico crearci è una parola forte, delle figure professionali che noi vorremmo avere in azienda perché ne abbiamo bisogno e che ovviamente sappiamo che ne ha bisogno il mercato in generale. E questo è un aspetto importante che io voglio sottolineare perché questo Executive Master, come sapete, non è un master universitario, ma è un master creato da aziende, quindi un po' diverso, completamente da aziende. Poi vedremo che ci sono anche dei docenti universitari che hanno partecipato insieme a noi alla stesura, alla redazione di alcuni contenuti che faranno docenza, ma l'obiettivo in realtà è stato creiamo delle figure professionali che servono al mercato e quindi a noi, ipoteticamente, a noi aziende che abbiamo dato il co-branding. Parliamo, entriamo un po' più nel dettaglio del nostro Executive Master. Abbiamo che l'Executive Master è 400 ore, di 400 ore più 3 mesi di tirocinio formativo. Allora, la scelta anche delle ore, che non sono poche, anche qui è stata molto ponderata, ma tutte, insomma, le aziende che hanno partecipato a ideare questo master hanno ritenuto fondamentale creare un master che effettivamente desse sicuramente delle competenze orizzontali in ambito security, ma complete. Quindi chiaramente non ci saranno competenze verticali, ci saranno anche delle competenze verticali, ma non tutte le verticalizzazioni della cyber security. Ma la cosa importante, fondamentale per noi aziende, ma se voi ascoltate anche il mercato internazionale, ma anche solo il mercato statunitense, ormai la parola chiave è la persona deve essere orizzontale, cioè qualsiasi cosa essa faccia. In questo caso noi abbiamo pensato all'orizzontale nell'ambito però della cyber security data protection, ma il concetto è assolutamente identico. Quindi questo Executive Master è finalizzato alla formazione di professionisti ed esperti, fornendo una visione completa, come vi ho già detto, ed esaustiva di ciò che significa occuparsi di cyber security data protection in tutte le sue sfaccettature. Cioè, nel momento in cui io entro in un'azienda e dico mi occupo di cyber security data protection, io devo sapere assolutamente delle cose. Sia concetti teorici che ovviamente, e questa è un'altra componente importante a cui tengo a sottolineare, la componente pratica empirica, perché noi chiaramente siamo aziende, le aziende lavorano per progetti, siamo aziende nell'ambito ICT e quindi lavoriamo in ambito progettualità. Quello che ci interessa è assolutamente affiancare la teoria alla pratica, quindi case history, quindi esercitazioni, quindi tutto ciò che può essere, non so, dei de casi di studio, eccetera, eccetera. Perché l'importante per noi è far vedere come in realtà in azienda si affronta un progetto in ambito cyber security data protection, nella realtà delle cose. Perché noi sappiamo che questa è una differenziazione ovviamente da un master universitario, ma per come nasce il nostro, è che ci interessa che la persona sappia di teoria, ma non può essere completamente avulsa da quello che è la realtà dei progetti che poi si vanno a svolgere in azienda. Quindi io non posso poi pensare di trovarmi in azienda
e assolutamente non aver mai visto uno o più progetti su un certo tipo di argomento. Le argomentazioni saranno infrastrutture di rete e servizi ICT, minacce ICT, misure di sicurezza, risk management, governance, compliance e IT law. Queste sono le macro argomentazioni. A chi è destinato? Allora, abbiamo definito di destinarlo in modo ampio, perché, ripeto, il nostro obiettivo è quello di formare persone che siano assolutamente utili nel mercato, anche perché la domanda di queste figure professionali, ve lo posso assicurare al 100%, in questo particolare momento economico è altissima. Cioè noi aziende non riusciamo, io parlo per prima perché oltre che vicepresidente sono anche imprenditore e sono tra una delle aziende che ha partecipato al co-branding, non riusciamo a trovare risorse che abbiano le competenze che a noi servono per inserirle in azienda. E quindi è partito tutto da lì, quindi l'obiettivo è quello. Per cui diplomati in materie informatiche o tecniche, laureati triennali o magistrali in qualsiasi disciplina, professionisti che vogliano approfondire e specializzarsi in sicurezza informatica. Quindi abbiamo lasciato aperto a tutti, cioè molto aperto dal punto di vista dei destinatari, ma volutamente. Anche perché vi faccio un esempio, nell'ambito security lavorano persone laureate in matematica, laureate in filosofia, che hanno fatto la triennale, che hanno fatto la laurea invece cosiddetta tradizionale, quella che ho fatto io, tra virgolette, vecchia. Quindi c'è il diplomato in informatica, ma c'è anche magari il diplomato, c'è il laureato in giurisprudenza, c'è il diplomato in materie totalmente avulse dall'informatico di altro, quindi sappiamo dalla nostra esperienza che può essere benissimo formata una persona indipendentemente da un certo tipo di background. Il master inizierà il 9 aprile, terminerà il 13 di luglio. Abbiamo previsto delle prove intermedie, che, ripeto, le prove intermedie sono state pensate come sempre case study, cioè nel senso verranno dati dei case da risolvere, perché che tra l'altro appunto case study che poi alcuni tipologie verranno già presentate durante il corso e anche l'esame sarà un case, gli esami intermedi, scusate, saranno dei case study, perché per noi è fondamentale poi che le persone abbiano preso la teoria, ma che sappiano poi trasferire la teoria nella pratica in base a come gli è stato ovviamente spiegato durante il corso. Poi ci sarà un esame finale che sarà il 30 luglio, anche in questo caso ci sarà sia una parte teorica che una parte con simulazione propedeutica. Quindi abbiamo le due anime, ovviamente in questo caso andremo a verificare in modo molto strong la parte teorica, ma andremo dall'altra parte a misurare anch'essa in modo strong anche la parte di simulazione propedeutica. Dove si svolgerà il master? Il master si svolgerà a Milano presso Present SPA. Present SPA è una delle società che ha dato il proprio co-branding all'executive master e che anche ha dato la disponibilità a ospitare il master stesso. Quindi la sede è quella di una delle aziende che ha partecipato anche alla stesura di quelli che sono i contenuti del nostro master. Modulo 1, andiamo più nel dettaglio, andiamo a vedere ogni singolo modulo. Modulo 1, che introduzione e misure di sicurezza, ha una durata di 120 ore, inizierà il 9 di aprile e finirà il 10 di maggio. Ho riportato qua i docenti, che poi nella brochure c'è un breve abstract di tutti i docenti, perché li conosco tutti, quindi vi posso un po' parlare di loro. Allora, Marco Bessi e Michele Zlovic sono di CAST. CAST è una società che si occupa di sicurezza in ambito applicazioni, che secondo noi è una tematica fondamentale, che viene trattata pochissimo, se non a zero, nei master, nei corsi di formazione, perché sicuramente non è una tematica semplice, ma è fondamentale ai tempi d'oggi per quanto riguarda la sicurezza degli applicativi. Quindi, giusto per farvi un esempio. Alessandro Bottonelli invece è di AxisNet. AxisNet si occupa di sicurezza semi-informativi di GDPR.
Poi abbiamo Giulio Cavani, che è di Partner Data, loro si occupano di security da tantissimi anni, si occupano sia di implementare soluzioni che di rivendere soluzioni in ambito sicurezza, le più volute. Poi abbiamo il professor Claudio Ferretti dell'Università di Milano Bicocca, che ovviamente è un professore nell'ambito dell'informatico e quindi anche della sicurezza. E poi abbiamo Francesco Severi, che è un esperto in ambito security di Present, che ribadisco è la società che ospiterà il master stesso. Argomentazioni. Allora, qui tenete in considerazione che non c'è il dettaglio, qui è anche qui sono dei maxi raggruppamenti, perché il dettaglio ovviamente è lunghissimo delle argomentazioni che verranno trattate, ma per avere un'idea, nel primo modulo abbiamo introduzione alle infrastrutture di rete e servizi ICT, introduzione alle minacce ICT, misure di sicurezza, quindi principi di riservatezza, integrità, disponibilità e non ripudio dei dati. Ricordiamoci il non ripudio, che in alcune industrie il non ripudio è fondamentale, anche se tra i principi di sicurezza si pronuncia poco, ma per alcuni, ripeto, settori è fondamentale. E poi abbiamo la sicurezza dei dati delle infrastrutture ICT in tutte le sue sfaccettature, quindi sicurezza delle reti, sicurezza dei PC e del laptop, sicurezza dei device, sicurezza in ambito IoT. IoT è una grande tematica importante, fondamentale. Sicurezza in ambito cloud, sicurezza nell'ambito dello sviluppo applicativo, perché la sicurezza è da tenere in considerazione sì, dallo sviluppo del codice. Okay? E poi abbiamo crittografia e anonimizzazione dei dati, grandissima tematica, complessa, ovviamente molto correlata a parte della security, va correlato molto al GDPR, quindi tenete in considerazione poi che tutte le argomentazioni dei diversi moduli sono anche correlate, molto correlate tra di loro. Noi docenti faremo ovviamente continue salti da argomenti da un modulo all'altro, perché questo chiaramente è per farvi capire anche quali sono i collegamenti, no? Poi, semplice 120 ore. Inizierà il 14 di maggio e terminerà il 7 di giugno. In questo caso abbiamo come docente abbiamo Antonia Sandri, che è di SSI, una società diciamo che opera nell'ambito security ed è verticalizzata nell'ambito BCP, BRP. Quindi sono molto specializzati in infrastrutture di questa tipologia. Poi abbiamo sempre Alessandro Bottonelli, che abbiamo visto prima nel modulo 1 di AxisNet. Poi abbiamo per Guido Iezzi di Swascan, che è verticalizzato su un altro argomento molto importante, che è l'attività di penetration test e vulnerability assessment, sia in ambito reti che in ambito applicazioni. E poi abbiamo Ezio Mozio, che invece è una persona, un esperto di CSQA, un ente di certificazione, che abbiamo deciso ovviamente di coinvolgere assolutamente, perché nell'ambito chiaramente da risk management abbiamo certificazioni internazionali importanti che le aziende vogliono perseguire o devono perseguire. Poi vedremo quali sono tutti i meccanismi, questo è importante che le persone che verranno al corso devono capire, perché sono meccanismi aziendali e perché poi un'azienda si certifica, oppure perché invece un'azienda decide di non certificarsi, o perché dovrebbe certificarsi e non lo fa. Cioè, questo è anche i contenuti del master, cioè tutti questi aspetti pratici e empirici che noi ovviamente vediamo tutti i giorni nello svolgimento della nostra attività. Abbiamo in questo master, quindi in questo modo, scusate, l'individuazione delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi informativi, l'individuazione delle minacce e delle vulnerabilità dei sistemi ICT, analisi dei rischi dei sistemi informativi, gestione del rischio, attuazione delle misure di sicurezza tecnologiche, organizzative e fisiche, perché il GDPR, per esempio, ci parla di contromisure tecnologiche e organizzative, ma noi, nell'ambito della security, della sicurezza dei sistemi informativi, dobbiamo pensare anche a quelle fisiche, per tante ragioni che poi si vedranno durante il master. Politiche e procedure per la sicurezza dell'informazione, incident management, business continuity management, cosiddetto BCM, e standard e certificazioni per la sicurezza delle informazioni. Quindi, vi accenno qualcosa, vedremo la ISO 27001, vedremo la ISO 20000, vedremo la ISO 22301, vedremo i NIS, vedremo il COBIT, cioè vedremo tutti quelli che sono gli standard di riferimento nell'ambito security.
no? Sicurezza dei sistemi informativi. Ma perché? Perché quando andate a lavorare in un'azienda, cioè quando fate delle cose, queste cose devono essere comunque ispirate dei principi e questi principi devono essere legati a qualcosa che sono chiaramente standard internazionali riconosciuti. Poi ci sono standard internazionali, poi chiaramente ogni paese ha dei suoi standard, paesi a livello mondiale hanno dei propri standard, ma noi vi spiegheremo anche questo. Non so, vi spiegheremo che gli americani su certi argomenti non riconoscono, ma non riconoscono tra virgolette, per quanto siano, devono essere riconoscibili, ma non gli piacciono alcuni standard internazionali, magari ISO, e hanno dei loro standard americani. Per cui quando un'azienda opera in America deve già sapere, non si deve stupire, che loro vogliono che venga applicato il loro standard americano. Per quanto tu gli dica, ma il nostro è internazionale, lo dico sì, io non lo sappiamo, però vogliamo che venga applicato il nostro. Cioè, noi andremo a spiegare quelle che, ripeto, sono le casistiche di applicazione, ma anche tutto quello che possono essere delle sfaccettature a contorno molto importanti dal punto di vista anche di scenari globali e internazionali. Modulo 3. Il modulo 3 parla di governance e IT law, governance compliance e IT law, inizierà l'11 di giugno e finirà il 5 di luglio. I docenti sono Alessandro Bottonelli, che abbiamo già visto nel modulo 1, nel modulo 2, vediamo nel modulo 3, Paolo Generali, che sono io, Get Solution, io sono anche manager director di Get Solution, di cosa ci occupiamo? Noi siamo una società di consulenza che si occupa di compliance, sicurezza dei sistemi informativi e governance. Quindi questo è proprio il nostro chiaramente core business. Poi abbiamo Margherita Giacomelli di IFI Sistemi. Loro sono dei conservatori, cioè cosa vuol dire? Fanno conservazione digitale. Voi sapete che è una tematica importantissima, è una tematica ricca di norme, è una tematica molto importante per le aziende. Quindi, quando io parlo di conservazione, o un'azienda comincia a parlare di conservazione, devo capire cos'è, devo capire cosa si può fare, devo capire la normativa, eccetera, eccetera. E questo è fondamentale, cioè è uno degli aspetti orizzontali della security e della compliance. Poi abbiamo la professoressa Stefania Stefanelli, che è dell'Università degli Studi di Perugia, fa parte del nodo di cyber security di Perugia e si occupa di GDPR. Per quanto riguarda poi Maurizio Taglioretti di Nextquiz Corporation, questa è una società che invece è un partner di una nostra azienda di SSI, che anche lei quindi si presenta in co-branding per questo master, e che ha una soluzione in ambito governance GDPR. Perché una cosa che non vi ho detto, che è importante sottolineare, è che in questo master vi faremo vedere delle soluzioni, ovviamente degli strumenti informatici per fare diverse cose. Cioè, se parliamo di vulnerability assessment penetration test, sappiamo che si può fare a manina, come sappiamo che si può fare con dei software, come sappiamo che si può fare misto, ok? Però noi daremo degli strumenti, faremo vedere degli strumenti, perché chiaramente noi lavoriamo con dei partner, no? No, di tecnologia, e la tecnologia chiaramente non è che faremo vedere tutta la tecnologia a disposizione sul mercato, però faremo vedere ovviamente della tecnologia. E questo per esempio è un esempio, cioè c'è un applicativo che può essere utilizzato per la governance nell'ambito GDPR. Poi abbiamo il professor Giovanni Zicardi dell'Università degli Studi di Milano, che probabilmente conoscerete, che come Stefania Stefanelli sono due esperti a livello nazionale e internazionale nell'ambito GDPR. Quindi le tematiche di cui tratteremo nel modulo 3 sono il GDPR, e anche qui attenzione che qui abbiamo riportato GDPR, ma noi parleremo anche della 196, parleremo anche dei provvedimenti del garante, parleremo di tante cose, perché voi sapete che ad oggi la 196 è ancora attuativa e adesso ci sarà ovviamente un decreto che definirà che cosa rimane o no, ma rimarrà, ok? Per cui vediamo che cosa rimane. Abbiamo il GDPR, abbiamo i provvedimenti del garante. Che sapete che in tutti questi anni il garante ha emesso più di 250 provvedimenti, quindi non è che vedremo solamente GDPR. Ma perché questo? Dico questo perché lo scenario in un'azienda non è quello di sapere solamente il GDPR. Devo sapere tutta questa situazione, devo monitorare tutta quella che è
la situazione orizzontale e attuativa, che è quella che vi ho raccontato. Quindi non è solamente il GDPR, le linee guida dall'Europa, cioè la situazione è complessa. Quindi noi racconteremo quello che io devo fare, dovrei sapere o comunque mi devo appuntare nell'ambito della gestione di un sistema, chiamiamolo privacy. Poi abbiamo l'e-privacy, perché non ci dobbiamo scordare che oltre al GDPR c'è anche un e-privacy, che probabilmente abbiamo già, la bozza è uscita un po' di tempo fa, ma poi a maggio sembrerebbe, è un'ipotesi che è stata data, ne esca la versione quella definitiva, e quindi anche qui parleremo di quella passata, ma parleremo anche della bozza di quella futura. Poi parleremo di computer crime, parleremo del CAD, quindi il codice dell'amministrazione digitale, parleremo di decreto legislativo 231, Sarbanes-Oxley e integrazione dei sistemi. Perché? Perché una cosa fondamentale è che una persona che lavora in questo ambito si renda conto che tutte queste argomentazioni che noi abbiamo riportato sono tutte integrate tra di loro. Quindi vuol dire che quando io scrivo una policy, una procedura, devo pensare nel scriverla a quanti punti di contatto ha con altre norme di legge oppure cosiddette norme di certificazioni. E non devo duplicare continuamente il lavoro. E questo è fondamentale, quindi avere delle persone che possano conoscere i punti di integrazione delle diverse norme di certificazione come delle diverse norme di legge mi aiuta a livello aziendale a efficientare tutta l'attività che io svolgerò. E quindi non dirò all'azienda: ah, ma io ho scritto una policy per la selezione dei fornitori per la ISO 9001, una per la ISO 27001, una per la Sarbanes-Oxley e una per la 231. Cioè no, perché selezione, quando scrivo la procedura di ricerca e selezione, scusate, dei fornitori, io ne farò una che tenga in considerazione tutti i principi che ho espresso, che mi servono a rispettare in base alle norme a cui sono sottoposto, norme di legge e le norme di certificazione che ho deciso di rispettare. Quindi questo per noi è fondamentale. Dopodiché abbiamo fatto, cioè il nostro gruppo di lavoro ha pensato, è andato ancora oltre, ha detto: ma perché non diamo la possibilità alle persone che parteciperanno al corso di eventualmente, dipende da che tipo di background hanno, da che tipo di esperienza, da che di fare un corso che sia propedeutico poi alla certificazione, che è una certificazione importantissima nell'ambito security, difficilissima da ottenere ovviamente, che è il CISM, quindi Certified Information Security Manager. La certificazione CISM ovviamente è una certificazione molto ambiziosa, che tendenzialmente prendono persone che operano in ambito security da tantissimi anni, però ci rendiamo conto che dare questa opportunità, perché ripeto, uno che fa questo corso di 40 ore può, ovviamente, potrebbe, diciamo, iscriversi all'esame di CISV e provare a farlo. E perché è una propedeuticità, devo fare per forza 40 ore fatto da un formatore a IEA per poi pensare di certificarmi. E in questo caso abbiamo Fernando Iannacci che mi racconterà che cosa. Anche lì mi fa un po' un ripasso, no? Introduzione e illustrazione delle modalità, delle logiche della certificazione, dello svolgimento dell'esame, cioè per capire come questo esame si può svolgere. Abbiamo argomentazione information security governance, perché la governance in tutti i progetti è fondamentale. La prima cosa che un cliente chiede è: decidiamo la governance del progetto, quella interna e quella esterna. Perché io potrei avere un progetto dove ho 6 fornitori che lavorano insieme e ho internamente da parlare con 20 persone diverse, 20 referenti. Quindi a questo punto il cliente chiede: ma definiamo la governance del progetto. Ok, questa è la prima cosa che chiede, quindi bisogna partire da lì. Ok, poi abbiamo l'information risk management e compliance, abbiamo l'information security program development and management, l'incident management and response e la simulazione del test d'esame e consigli finali, cioè verrà fatta una simulazione
di quello che potrebbe essere l'esame finale. Questo è, ripeto, abbiamo pensato che potesse essere ovviamente un'opportunità in più per chi seguirà il nostro Executive Master. Io ovviamente vi sollecito a fare delle domande, perché io poi man mano ho finito di spiegarvi, o man mano che sto spiegando, le leggo e rispondo, ok? Quindi, per favore, se avete delle domande di qualsiasi tipologia, di qualsiasi interesse in merito all'Executive Master, io sono qua per rispondere. Un altro aspetto importante, ovviamente, per noi è fondamentale che poi questa persona faccia o uno stage curricolare. Allora, l'obiettivo chiaramente anche nostro, delle società che hanno dato il co-branding, è quello di ospitare delle persone in stage per poi a fini anche assuntivi, cioè nel senso, è chiaro che se si scrivono 40 persone non è che possiamo 40 persone assumere, però l'obiettivo è veramente formare delle persone che noi stessi vorremmo in azienda, e questo vorremmo fare. Quindi il messaggio che passo è: lo stage curricolare di 3 mesi serve innanzitutto per, una volta che comunque la persona si conosce un po' durante il corso, fare un testare una persona e poi vedere se questa persona potrebbe essere adatta a lavorare nella nostra azienda. Però capiamo anche che dall'altra parte invece ci potrebbero essere aziende che vogliono che le proprie persone vadano a questo master perché le vogliono formare, e quindi giustamente non hanno interesse che vadano da un'altra parte, e per questo motivo abbiamo deciso che ci potrebbe essere, a posto di fare uno stage curricolare presso una delle aziende in co-branding, si potrebbe fare un project work, quindi in modo tale da far fare questo project work e poi rilasciare chiaramente l'attestazione dell'executive master. Le aziende ospitanti torno allo stage curricolare sono le stesse, innanzitutto, che hanno dato il co-branding, quindi saranno anche docenti del corso. Quindi abbiamo Access Data, Solution, IFIN Sistemi, Partner Data, Prete, SSI. Però abbiamo anche delle altre aziende, sempre soci Assinter, che fanno parte del gruppo di lavoro sicurezza informatica di Assinter, di cui io sono coordinatrice, che sono ben disposte a ricevere, che però non hanno partecipato al co-branding di questo Executive Master, sono ben disposte ad accettare, ad avere dei ragazzi in stage per svolgere lo stage curricolare. Quindi diciamo che abbiamo una copertura sicuramente certa per quanto riguarda lo stage curricolare. Io quindi vi invito a visitare il sito dove sono, insomma, ci sono un po' delle cose che vi ho raccontato. L'acquisto online del master deve essere fatto entro il 29 marzo, perché ovviamente ci dobbiamo organizzare numericamente, eccetera, eccetera, oppure anche per richiedere maggiori informazioni in tal senso. Io penso di essere stata abbastanza esaustiva, però penso anche che dall'altra parte ci possano essere delle ulteriori domande che possiate fare. Io in questo momento sul mio schermo non vedo nessun tipo di domanda. Vi do un'altra informazione: abbiamo organizzato anche un open day, vi aspettiamo ovviamente all'open day di presentazione del master, che si svolgerà presso Present l'8 marzo a Milano dalle 15 alle 18, che Present, appunto, ripeto, è l'azienda eco-branding che si è resa disponibile ad ospitare i ragazzi, le persone che si iscriveranno al master, e quindi avete modo di vedere esattamente il luogo in cui voi poi andrete a svolgere il master, e vedere anche un'azienda tra quelle in co-branding che hanno partecipato alla definizione del master. Una domanda che mi è stata fatta è: qualora come azienda fosse interessata ad ospitare in stage un partecipante al master, allora si può anche, cioè se ne può parlare, cioè non vedo problemi, nel senso che chiaramente il nostro obiettivo è dare la totale, la certezza di copertura, e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità ad accettare i ragazzi per fare lo stage curricolare.
e quindi essere sicuri che tutti i ragazzi possano tranquillamente svolgere il proprio stage curricolare. Per quanto riguarda se un'azienda che è esterna a questa realtà vuole ospitare qualche ragazzo, chiaramente ne dobbiamo parlare, perché diciamo che non era previsto. Cioè, quelle che ospitano, abbiamo pensato ospitare i ragazzi, sono quelle in co-branding più i soci Assint che fanno parte del gruppo di lavoro sicurezza informatica, però comunque se ne può parlare, cioè nel senso non è che c'è chiusura in tal senso. Quindi vi invito a iscrivervi all'Open Day dell'8 marzo in present, che è appunto in via Cieco, si può arrivare tranquillamente con la linea rossa di Bonola. E se non avete altre domande, questi sono i riferimenti di Assintel, e io vi aspetto ovviamente numerosi al master. Spero di avervi passato il messaggio dell'obiettivo che si è avuto nel creare questo master, è stato quello di voler creare delle figure che effettivamente il mercato richiede. Il mercato, in parte, siamo ovviamente noi, rappresentiamo aziende, una quota parte del mercato, e quindi abbiamo, ripeto, pensato e creato questo master in tal modo. Altra domanda, mi dicono: sono previsti master in altre città? Stiamo pensando di fare master in altre città, però ad oggi non abbiamo ancora definito nulla preciso, anche perché vi spiego rapidamente: abbiamo deciso di proporre questo master a Milano innanzitutto per due motivazioni, perché pensiamo che la platea sicuramente di Milano, internet, eccetera, sia abbastanza vasta, ma dall'altra parte abbiamo anche Present, che si è, ovviamente quindi azienda, si è candidata per ospitare il master, e Present è presente su tutto il territorio nazionale per una grande azienda, quindi in realtà potrebbe ospitare anche, però in questo caso era la sede di Milano. Però abbiamo già effettivamente preso in considerazione di fare il master anche in altre città. Volendo studiare qualcosa di base per affrontare il master, cosa potrei vedere? Ah, beh, le cose sono tantissime, non saprei. Cioè, nel senso che io parlo per esempio di quello che è di mia competenza, quindi posso fare degli esempi. Mi dovrei leggere la ISO 27001, mi dovrei leggere il GDPR, dovrei leggere l'e-privacy, dovrei guardarmi un attimo il COVID, dovrei guardarmi un attimo in IST, dovrei leggermi qualche testo sulla sicurezza dei sistemi informativi, quindi in generale mi dovrei leggere dei testi sull'analisi dei rischi, cioè dei sistemi informativi, perché risk analysis nel mondo vuol dire analisi dei rischi, solo che posso fare dei sistemi informativi, che posso fare tante altre cose. Quindi sicuramente testi che riguardano risk management in generale, quindi risk analysis, definizione di contromisure, cioè le cose da leggere sono veramente tante, se non tantissime. Però quello che ho detto un po' danno un po' un'idea, ecco, ma dico proprio idea, ok? Dunque, allora, avete pensato ad un master fruibile in modalità webinar o videoconferenza? No, non abbiamo pensato a un master fruibile in modalità webinar o videoconferenza, che sicuramente potrebbe essere una buona soluzione per quanto riguarda la territorialità, nel senso che uno abita giustamente a Napoli, a Catania, cioè, e quindi dice: ma io voglio partecipare al master, però lo voglio fare da remoto, perché chiaramente è meno oneroso. Però devo dire che ad oggi questa ipotesi non l'abbiamo ancora valutata, quindi direi una bugia se dicessi che l'ho valutata. Poi, non si prevedono master con frequenza minore in modo da permettere la frequenza di professionisti, non solo dei neolaureati. Allora, come ho già detto, questo master, abbiamo fatto veramente l'estate su questo master, quanto doveva durare. E abbiamo ipotizzato che secondo noi queste 400 ore erano diciamo, sufficienti per formare una figure di un certo tipo, e comprendiamo benissimo
il fatto che un professionista non può pensare di seguire un corso full time per 4 mesi, assolutamente, quindi comprendo un po' la perplessità. Assolutamente stiamo pensando di magari creare in realtà moduli formativi diversi, però a questo punto hanno anche un taglio differente, cioè non si può parlare di appunto cyber security data protection, cioè probabilmente sono un pochino più verticali, perché altrimenti andrei a dire 4 parole, dico, su ogni singolo argomento, e quindi devo veramente crearle in modo differente. Quindi sicuramente ci saranno, però ripeto, questo primo è stato creato in modo ambizioso, ma semplicemente per volontà di creare un certo tipo di figura e rispondere a un certo tipo di esigenza. Per poi i professionisti, sicuramente abbiamo pensato, per esempio, ai professionisti che in qualche modo magari si vogliono riqualificare e che magari dicono: va bene, io perfetto, voglio dedicare del tempo e veramente specializzarmi, quindi non so qua e là fare qualcosa di security, ma voglio specializzarmi in queste tematiche, però voglio seguire qualcosa di qui. Quindi faccio, tra virgolette, un sacrificio che è sia di carattere economico, ma più ancora economico, perché non lavoro, in quei mesi non lavoro, e quindi investo del denaro e del tempo, che è sempre denaro, lo sappiamo. Quindi questo è un po' l'idea, no? Quindi abbiamo pensato che di fare diversamente, quindi creare degli altri corsi, però adesso non li abbiamo ancora neanche definiti. Magari con durata maggiore e minore frequenza, sì, è vero, ci sono master di tutti i tipi, no? Quelli che si fanno venerdì, sabato, domenica, venerdì e sabato, scusate, qualche volta viene fuori anche la domenica, e quindi sicuramente con frequenza. Però tenete in considerazione un'altra cosa: la caratteristica di questo master, cioè il fatto che ci siano aziende, che siano ospitate dall'azienda, l'azienda present il sabato, sicuramente c'è qualcuno che lavorerà, perché è un'azienda molto grande, ripeto, però sono anche poi problematiche organizzative. Quindi, per proprio come è nata, per quali sono i soggetti che hanno dato vita a questo master, sicuramente in qualche modo premia e in qualche modo ovviamente può essere insomma svantaggioso, ecco, diciamo. Però la motivazione è questa, quindi è stato pensato, tutte queste ipotesi sono state prese in considerazione, poi noi siamo giunti a prendere delle decisioni, questa è stata la decisione presa. Però sappiamo benissimo che per un professionista il top sarebbe venerdì addirittura pomeriggio e sabato tutto il giorno. Abbiamo visto un po' tutte le modalità di organizzare questi tipi di master, però questa è stata una scelta. Vediamo se ho qualche altra domanda a cui rispondere. Allora, l'altra domanda che mi sono persa è: salve, mi sono iscritto al vostro master, c'è un numero di iscritti sotto il quale il master rischia di non partire? Sì, c'è un numero, ovviamente, come tutti i master del mondo, come tutti i corsi, anzi, di formazione del mondo, a parte master, c'è un numero minimo nel quale ovviamente se non lo raggiungiamo il master non partirà. Cioè, io sono assolutamente fiduciosa, ovviamente, come che il master parta, però ovviamente sì, c'è un numero minimo, cioè non può partire un executive master di questo tipo con, faccio un'ipotesi, 3 persone, quindi è chiaro, questo poi verrà comunicato. Abbiamo altre domande? Faccio scorrere, perché l'ultima domanda è appunto quella sulla frequenza, insomma, di fare in modo che magari durata stessa una frequenza minore, cioè nel senso appunto venerdì, di o sabato, che ne so, un giorno alla settimana, 2 giorni alla settimana, un giorno e mezzo. Poi io in questo momento non vedo nessun'altra domanda. Vi invito però a partecipare nuovamente all'Open Day dell'8 marzo in present, per ovviamente testare con concretezza quello che è il luogo e le aziende che insomma, ripeto, hanno partecipato alla realizzazione di questo, dei contenuti, la creazione di questo Executive Master. Se non ci sono altre domande, io ovviamente vi ringrazio di aver partecipato a questo webinar e ovviamente spero di avervi, come tra virgolette,
alunni frequentatori dell'Executive Master. Grazie mille, buona giornata a tutti e buon appetito, buon pausa pranzo.